Sindaco, qual è lo stato dei lavori di Piazza Andrea Costa a Fano e qual è l'obiettivo del comune? Sì, Piazza Andrea Costa è un cantiere che abbiamo ereditato molto problematico, che sta andando avanti celermente in maniera importante. Quindi siamo sulla fase centrale, la fase 2, e gli scavi stanno procedendo, quindi il cantiere è in corso. E abbiamo fatto recentemente un sopralluogo con la sovrintendenza, con la quale c'è un'ottima collaborazione, sovrintendenza che è titolata a chiedere eventuali ulteriori scavi nell'area di cantiere, e abbiamo condiviso insieme di fare uno scavo ulteriore tra la pizzeria e la pescheria, il Cardine Massimo, che è la vecchia strada romana che, diciamo, attraversava il decumano, quindi la parte orizzontale o verticale in base a dove si guarda. Questo è uno scavo ulteriore che ci ha chiesto la sovrintendenza e che noi faremo in grande spirito collaborativo. L'obiettivo del comune è quello di continuare con il cantiere, che, per la quale sono stati investiti più di 380.000 euro per gli scavi, negli scavi fatti fino ad oggi, quindi nella fase 1 e nella fase 2. L'obiettivo nostro è terminare il cantiere quanto prima, quindi procedere con la chiusura della fase 2, della fase centrale che vedete oggetto di scavo, piastrellare, diciamo, sia la fase 1, quindi l'area già scavata che abbiamo riaperto al pubblico, e la fase centrale. E successivamente partire con la fase 3, dove a mio avviso e a nostro avviso, perché l'assessore Ilari sta seguendo tutto il cantiere, è anche l'area dove sarà sicuramente oggetto di ritrovamenti interessanti, perché è un'area che non è mai stata scavata, mentre ad esempio la fase centrale, quella che vedete oggi, è anche quella dove sono sorte in epoca medievale diverse strutture, una chiesa, l'ex chiesa di San Daniele, quindi è stato di fatto rivisto tutto quanto, anche la parte romana è stata completamente diversa. Nella fase 3 invece, che è l'ultima fase dello scavo, è anche quella dove secondo noi ci potremo trovare e speriamo dei ritrovamenti interessanti. Anche in questo caso faremo quello che ci dirà la sovrintendenza. Invece cosa risponde all'appello lanciato nei giorni scorsi dal Comitato sulla possibilità di scavare ancora più a fondo sull'area? Sì, noi abbiamo parlato con tutti, continueremo anche a incontrare il comitato, chi, diciamo, si fa portavoce di questa importante, diciamo, richiesta che noi condividiamo, per la quale noi abbiamo proceduto fino ad oggi con il cantiere e anche, in base anche a quanto detto dalla sovrintendenza, con gli ulteriori scavi aggiuntivi. Questo è quello che faremo, che continueremo a portare avanti. Da parte nostra, massima disponibilità al dialogo, come è sempre stato.